Non si arresta il mal di trasferta per il Diavolo, che torna a mani vuote anche dal campo della capolista SPAL. Al Paolo Mazza i biancorossi hanno offerto un'altra prestazione sottotono, subendo due reti in 5 minuti e rischiando di subire altri gol nella ripresa, quando in un paio di circostanze sono risultati decisivi anche gli interventi del portiere Tonti. Per il Teramo di Vincenzo Vivarini i numeri, lontano dal Bonolis, restano impietosi nella loro crudezza. Al Paolo Mazza ci sono oltre 4.000 spettatori per la capolista, che è reduce da due pareggi di fila. Nel settore ospiti una trentina di supporters biancorossi, in campo formazioni annunciate e medesimi schieramenti con il 3-5-2. Dopo la nebbia della mattina si comincia con il sole, visibilità ottima e temperatura insolitamente mite. Avvio equilibrato, ma la capolista è micidiale al quarto d'ora su punizione dai 22 metri per un fallo non proprio solare commesso da Perrotta. Di Quinzio trova il vantaggio. Quasi perfetta l'esecuzione del centrocampista biancazzurro, che aggira la barriera mettendo la palla alle spalle del portiere Tonti. Subito in salita la gara del Mazza per i biancorossi, che al 19° subiscono il raddoppio di Gasparetto, che di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo in mischia mette alle spalle di Tonti, andando a travolgere l'estremo teramano. Il fallo sul portiere abruzzese sembra evidente, con Baroni che però convalida senza esitazioni, nonostante le proteste vibranti dei giocatori e dei tifosi ospiti. Dopo l'1-2 micidiale dei padroni di casa, il Teramo cerca di reagire, ma bisogna attendere il 35° per vedere un colpo di testa centrale di Moreo, che non crea problemi a Branduani. Più pericoloso l'attaccante biancorosso al 44° con un tiro al volo che termina alto prima della conclusione di Paolo Antonio, parata da Branduani. La ripresa si apre senza grossi sussulti con Zambardi, che dopo qualche minuto spedisce in campo Petrella e Da Silva per Le Noci e Cecchini. All'11° Castagnetti con un tiro insidioso fa gridare al gol i tifosi di casa, con Tonti che tocca il pallone quel tanto per mandare la sfera in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner Gasparetto di testa va a colpire in pieno la traversa con il portiere ospite battuto. Il Teramo ci prova, ma al 16° è Finotto a chiamare al miracolo ancora Tonti. La SPAL rischia di dilagare. Al 20° è Filotto con un pallonetto a mancare il tris, con il salvataggio sulla linea alla disperata di Caidi. La visibilità peggiora rapidamente con il passare dei minuti e con le idee del Teramo che restano annebbiate. La squadra di Zambardi cerca di fare qualcosa e al 25° Da Silva su punizione manca di poco il bersaglio. Troppo poco per pensare di creare però problemi ad una SPAL che continua ad attaccare. Al 28° Finotto prima conclude alto e poi al 31° colpisce in pieno la traversa. Poi solo nebbia e la festa bianca-azzurra per un primato sempre più al sicuro, e con il Teramo costretto ancora una volta a leccarsi le ferite lontano dal Bonolis. Zambardi, ancora una sconfitta in trasferta, due gol in 5 minuti, tra l'altro la seconda rete viziata da un fallo su Tonti, però al di là di questo ancora una volta la prestazione del Teramo in trasferta non è stata all'altezza. Perché? Beh, perché inizialmente abbiamo, penso, tenuto bene il campo, abbiamo fatto bene prima di prendere il gol. È chiaro che in questa condizione mentale penso che sia difficile per tutti, che quando lavori per una settimana il tutto viene vanificato da due interpretazioni, non voglio dire discutibili, di più, perché un fallo è così evidente sul portiere, ti spezza le gambe. Un calcio di punizione dal limite regalato, ma regalato penso che sia poco a dire. Lavori una settimana, organizzi il gioco, prepari una partita, poi tutto vanificato per niente. E questo francamente dà molto fastidio. Dà molto fastidio perché c'è poco rispetto del lavoro che si fa. Poi le partite si possono perdere, ripeto, non è una giustificazione assolutamente di quello della sconfitta di oggi, perché non credo nelle giustificazioni delle colpe degli arbitri. Però se una partita viene viziata in 10 minuti con due errori clamorosi, poi sei costretto a rincorrere. E rincorrere la spalla non è rincorrere una squadra di terza categoria. È normale che poi tutto quello che si è preparato durante la settimana salta nel vuoto. Resta questa classifica così preoccupante, resta questa situazione ibrida proprio in graduatoria, però c'è tempo e modo per recuperare, per ripartire. Credo che sia chiaro a tutti quanti, ci sono ancora 18 partite, quindi
La classifica è preoccupante, ma lo era già dall'inizio con meno 6 in classifica, quindi non è che scopriamo l'acqua calda, quindi comunque saremmo venuti da una situazione impossibile, la stiamo vivendo come è, quindi abbiamo questi 15 punti in classifica, ne avremo 21, nessuno se ne accorge. Sì, l'unica cosa che dobbiamo migliorare sicuramente è il trend esterno da Teramo. Ma devo dire che temevo molto questa partita perché so delle qualità del Teramo, di mettere la classifica, so che sta pagando una stagione purtroppo non fortunata sotto l'aspetto psicologico dopo la mancata promozione, però i 7-8-11 sono la stessa squadra, hanno vinto il campionato, sicuramente hanno perso due giocatori importanti come erano la Padula e Donnarumma, però credo anche davanti abbiano un attacco di qualità. Noi siamo stati bravi, siamo stati anche in ritiro per prepararla meglio perché non volevamo lasciare niente intentato. Era un momento particolare per noi che non raccoglievamo per quello che riuscivamo a dare sul campo e credo oggi si sia riassunto di un girone d'andata dove la SPAL credo abbia cercato di fare sempre la partita rispettando l'avversario e poi come oggi anche vincendo diverse gare. Sul gol di Gasparetto ci sono state delle proteste dei giocatori del Teramo per un sospetto fallo del giocatore, una carica sul portiere Tonti. Lei dalla panchina ha visto qualcosa? Ma sicuramente c'è stato qualcosa lì, però non so se era fallo o meno, è difficile la mia posizione. Però credo insomma la SPAD, mentre da questo, abbia ampiamente meritato la vittoria, giocando una partita di grande attenzione, determinazione. Insomma, la partita è finita 2-0, ma per le occasioni create poteva finire anche con una superiorità di gol, però insomma siamo contenti, devo dire il nostro portiere mi sembra non sia mai stato impegnato e quindi questo fa capire anche del momento che stiamo attraversando, della solidità di questa squadra e della voglia di rimanere più in alto possibile. Una vittoria per chiudere, mister, ancora più importante alla luce dei risultati di oggi, i pareggi di Pisa e Maceratese. Ma questa sulla carta poteva essere una domenica a nostro sfavore, invece alla fine è stata sotto l'aspetto dei risultati poi positiva, però noi non abbiamo mai guardato agli avversari, abbiamo sempre cercato di guardare in casa nostra, di cercare di migliorare quelle erano le cose meno positive e migliorare quelle positive. Ci stiamo riuscendo, i ragazzi stanno crescendo, un giro ne è andata quasi in testa, questo insomma fa capire della voglia, della determinazione di questi ragazzi per provare ad arrivare a un obiettivo, credo, inizialmente impensabile. Abbiamo fatto il primo tempo, secondo me è un primo tempo buono, però due volte che siamo andati in avanti abbiamo preso due gol. Abbiamo avuto l'atteggiamento giusto, ripeto, penso che il pallino del gioco l'avevamo avuto sempre noi, solamente qualche ripartenza parte loro, ma ci sta. Poi giustamente il secondo tempo, rientrare e comunque uno ci si butta in avanti e il tutto per tutto, magari lascia un po' campare gli avversari. Ripeto, non è una scusante, però regalare due gol così all'avversario non è facile per recuperare. Ora l'importante è mettersi da parte quest'anno che è stato a dir poco incredibile per il Teramo, ripartire nel 2016 con un altro spirito probabilmente, cercando di invertire questo trend in trasferta. Sicuramente, hai detto delle parole sante, dobbiamo cambiare atteggiamento, soprattutto fuori casa, perché purtroppo, ripeto, facciamo fatica fuori casa a portare qualche punto a casa, quindi mettiamo tutto alle spalle, facciamo queste feste e poi tutti di nuovo a pedalare per fare una seconda parte di stagione alla grande. Tra poco riaprirà anche il mercato, Speranza resterà a Teramo, sì? Ma si parla di voci, io non ripeto ancora una volta. Non ho parlato ultimamente anche del Pescara. Ma non ne so nulla assolutamente, ripeto, io sono al Teramo, sono concentrato qui al Teramo, non sono andato via nemmeno quest'estate dopo tutto quello che era successo perché tengo molto al Teramo.